Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa, e abbiamo assistito al crollo progressivo sotto i colpi di Hitler di tutta l'Europa, salvo l'Inghilterra. Un tipo di guerra completamente diverso da quello che era stato la prima guerra mondiale, dove invece ogni Stato era rimasto chiuso in sé e abbastanza capace di difendersi. Invece questa volta proprio sono stati stritolati. E poi chi ha stritolato è stato stritolato peggio di tutti gli altri, cioè i tedeschi stessi. Il vecchio sistema europeo se n'era andato a gamba all'aria. E la frase che bisogna fare la Federazione Europea, gli Stati Uniti Europei, la si ritrova ogni tanto dappertutto, l'ha detto Rosselli, l'hanno detto tanti altri, che dopo aver detto questo immediatamente si dice: però adesso occupiamoci di un'altra cosa, perché poi alla fine verranno gli Stati Uniti d'Europa. Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea. E in fondo abbiamo detto, ma insomma la vera battaglia si dovrebbe fare, dovrebbe essere questa. Ed allora abbiamo messo su questo manifesto, ci sono 2 idee fondamentali. Una è: la Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta, la Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione, la linea di divisione fra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare, e quelle della conservazione, non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio. Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri nella Resistenza hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste. Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia.